lancio il guanto di sfida al mio fratello segreto, nonché gemello separato alla nascita. When gamers fail, Lion, sei stato nominato. Fammi vedere quello che sai fare. Attendo con trepidazione il giorno del giudizio. Il mio gemello cattivo mi ha sfidato! Non posso tirarmi indietro! Che poi in realtà non so se sono io oppure lui il gemello cattivo. In realtà la mamma aveva detto che ero io, però questo è un altro discorso. Dottor Vendetta, pensi che io lasci cadere il guanto della sfida così impunemente? Ti sbagli di grosso! Non si è mai sentito un leone che si tira indietro ad una sfida del genere. Infatti guarda qua che cosa mi sono procurato. Tutta una serie di Skifidol Gummy Slime. Ho intenzione di accettare la tua sfida e ho intenzione di ridicolizzarti con le mie arti nel maneggiare questi slime. Tu pensi di essere l'unico in grado di maneggiare questi slime come un vero slime master? Ma ti sbagli di grosso, io maneggio slime da quando sono nato. Mi chiamavano Slimer 4000. Da prima che tu nascessi tutto ciò avviene. Ed io ho intenzione di battere le tue sfide con ancora più proezza, ancora più magia e ancora più stupore. Ovviamente qua entrano in gioco tutti i miei veri leoni. Dimostriamo al Dottor Vendetta che siamo uniti in una sfida. E quando veniamo chiamati in causa siamo capaci di dare se onore lezioni. Quindi pollice su questo video, dobbiamo superare i 20.000 e farci vedere brancosi ed uniti. Brancosi suona male, ma concentriamoci su ciò che abbiamo oggi. Allora, prima di tutto, la prima cosa che voglio fare è tirare fuori tutti gli slime che ho qui a mia disposizione. Magari senza romperli, possibilmente. Questo... oh mio Dio, ho già trovato il mio preferito. Ho già trovato il mio slime preferito. Allora, so che qua qualcuno di voi potrebbe dire, ma è rosa, tu sei maschio. Non me ne frega nulla, è bellissimo questo, questo è bellissimo. Gli darò un nome, ma certo, come ai tempi di Slime Rancher, dobbiamo dare un nome ai nostri slime. Questo rosa si chiamerà Tiffany. Sì, Tiffany, perché lei è la migliore, lei è così dolce, così delicata. E questo slime rosa è allungabile, sicuramente sarà adatto. Allora io intanto propongo al Dottor Vendetta le sue sfide. Mi sono sembrate fin troppo facili per un master come me. Quindi la mia prima sfida è quella di creare una collana con lo Skifidol Slime. Ragazzi, come al solito, tutti i prodotti Skifidol sono testati e sono perfettamente sicuri, quindi ci posso giocare senza il minimo problema. Ma quello che voglio fare è crearmi una collana, come vi ho detto. Quindi, primo passo, collana per Lion. Sì, lo so, non è proprio mascolina, non ridete! Però va bene, secondo me mi dona tantissimo. Poi, intanto questo slime qua, quello arancione, si è formato proprio a una dimensione di tortino. Si è reso praticamente perfetto per creare... volevo fare una torta, però... mi si è rotto, ma noi approfittiamo e ci farò un paio di orecchini. Orecchini penzolanti, perfetti. Mi piace, aiuto, no, no, non mischiarti. Ok, no, gli orecchini sono stati un'idea del cazzo. Ok, ok, un punto per il Dottor Vendetta, ma non mi arrendo qua. Intanto ho la mia collana. La mia collana è ancora qui con me. Oh mio Dio, madre di tutti gli slime, questo è il mio nuovo preferito. È spettacolare. È dello stesso colore dei miei sogni. Sì, perché io ho i sogni metallizzati, non ve l'ho mai detto. Ma è proprio così. Voglio dimostrare al Dottor Vendetta che le sue sfide non sono niente per me. Lui ha detto di fare un cerchio perfetto. L'abbiamo fatto poco fa, è stato fin troppo semplice. Ha detto di leggere attraverso lo slime. Fin troppo facile. Guardatemi, riuscite a vedermi? Riuscite a distinguermi dietro questo slime? Scommetto di sì. Quindi un'altra sfida è portata a casa. Inizia a tremare, dottore. Fai bene, perché lo slime è il mio liquido vitale. Io sono nato maneggiando slime. Sì, sì, nella culla. Andiamo avanti. Lo slime arancione, eccolo qua. Lo togliamo da qui dentro perché deve essere bene in vista. Il mio slime arancione, questo slime così di un colore forte. Questo slime è lo slime sergente Cortez, perché il sergente Cortez non ve l'ha mai detto, ma lui è arancione sotto... Nel suo pelo più intimo lui è arancione. Poi andiamo avanti. Questo slime. Oh, ma è ancora più fabuloso di quello di prima. Questo
Questo slime lo voglio dedicare ad Anna. Guardate, guardate, è tutto glitterato ed è tutto magico ed è spettacolare. Con questo slime voglio dimostrare la mia magia. Guardate, vuole che io appiccichi questo slime sulla mia mano. Ma è fin troppo facile. Credo, aspetta. È fin troppo... Ok. Ok, non è così facile, ma io sono più bravo, infatti lo appiccicherò, e ho capito perché lui c'è riuscito ad appiccicarlo sulla mano, perché il dottor Vendetta ha le mani pelose, e quindi c'è riuscito perché lui ha i peli, e io no, invece, a me non si appiccica, perché ho le mani viscide, non lo so. Non riesco, questa sfida qua ti cedo il punto. Non riesco a farlo. Però ho intenzione di creare una bandana. Osserva, adesso sono il slime viola con i glitter. È il mio preferito. Questo è poco ma sicuro. Nuovo preferito. Mi dispiace, slime viola senza glitter. Ma qua c'è stata una inversione di tendenza. Ho trovato un nuovo preferito. Dov'è finito il tappo? Eccolo qua. Ok, mettiamolo qua e lasciamo che anche lui si espanda e diventi. Guarda come sono belli quando si espandono. Hanno una consistenza fantastica. Ed è proprio per questo motivo che non posso permettere che il dottor Vendetta abbia la virtù, la vincitoria. Questo da dove è uscito? Lo slime verde. Mi piace un cifro anche questo. Questo slime deve essere battezzato seguendo uno dei nostri più acerrimi nemici. Questo slime verde è lo slime Fran. E voi direte, ma perché Fran non è verde? No, però nel verde si nasconde l'odore muschiato della vittoria. Ed io ho sempre vinto contro Fran. Quindi, slime verde è lo slime di Fran. Con questo slime ho intenzione di compiere la mia più spettacolare abilità. Cioè quella che mi decreterà una volta per tutte. E come al solito siete voi i giudici di questa gara. Voi dovete decidere chi tra me e il dottore, mio gemello malvagio, è il re dello slime. Ma passiamo oltre. Voi dovrete decretare, soprattutto in base a quello che io farò in questo momento, quale tra noi è il vincitore e quale sarà la prova di abilità che io farò per portarmi davanti, in vantaggio in questa sfida. Ve lo state chiedendo, eh? Bene, non ve lo dovrete chiedere per molto tempo a lungo. Osservatemi mentre faccio il cavaliere, il cavalcatore dello slime. Siete pronti? 3, 2, 1. Yippee-ay-ay-yo! Yippee-ay-ay-yo! Oh, si allunga un botto. Si sta allungando. No, è partito. Però gli ho fatto fare i 7 giri della morte ed è ancora più o meno integro. Quindi credo che questa prova sia stata decisiva. Voi che ne dite? Di solito nei video dove maneggio questi slime va sempre a finire che li mescolo e li tiro addosso ad Anna. Ma questa volta mi dispiace troppo mescolarli perché sono spettacolari. Non riesco, sono troppo belli, troppo. E voglio che voi mi scriviate nei commenti quale è il vostro preferito. Non c'è bisogno di dire che il mio preferito è quello viola glitterato. È la magia fatta purezza. E quindi dal vostro re dello slime Lion 23esimo possiamo dire che il video sia concluso. A voi Lords la decisione di decretare il vincitore di questa sfida, ma per me possiamo concludere il video in questo momento. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ed io vi auguro una buona giornata. Lion out! E sia ben chiaro, chiunque volesse sfidare il mio trono di re degli slime dovrà confrontarsi con la mia potenza.